Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questo dal colore un po' di retrocomputing. Parleremo di BOS e OS2 Warp, due antichi sistemi operativi alternativi al mondo PC Intel. Il BOS è un sistema operativo per personal computer prodotto dalla B Incorporated negli anni 90. Era un sistema operativo altamente modulare che non derivava da altri sistemi operativi preesistenti. Fu utilizzato per l'elaborazione di contenuti multimediali come audio, video digitale e grafica 3D. Contrariamente ai sistemi Unix, il BOS è un sistema operativo monoutente, però è costruito per essere eseguito su sistemi multiprocessori e offre una grande flessibilità grafica e tempi di risposta all'utente molto ridotti grazie ad un sistema di input e output modulare e su un diffuso utilizzo del multithreading. Era praticamente un sistema operativo attualmente disponibile in ultima versione rilasciata del lontano agosto del 2000, BOS Release 0.3, un sistema operativo pensato per il mondo Intel e non era praticamente male, non ebbe una grande diffusione e fu praticamente morì, si può dire, nella culla sotto il peso di Windows. OS2 è una famiglia invece di sistemi operativi sviluppati da IBM. Una volta che, quando la IBM inventò il personal computer, rilasciò il sistema operativo nelle mani della Microsoft, poi successivamente, come cornuti, la IBM ci ripensò e decise che era bene se sviluppava in modo interno un proprio sistema operativo invece che dipendere dalla Microsoft. E nacque così OS2, appunto una famiglia di sistemi operativi. Anche questo è un sistema operativo praticamente sviluppato sia da IBM ma anche in collaborazione con Microsoft. Che cosa si può dire? Beh, è sicuramente un sistema operativo più conosciuto del BOS, cui vi ho accennato pochi minuti fa. Il sistema OS2 è dotato di un'ottima stabilità, ebbe però purtroppo una scarsa diffusione in quanto le prime versioni richiedevano considerevoli risorse di memoria. Inoltre fu storicamente carente di applicazioni, non riuscì mai a recuperare quello svantaggio rispetto appunto al mondo Microsoft, nonostante, diciamo, la promozione di IBM. OS2 era praticamente distribuito gratis nelle versioni 3.0 e 4.0. OS2 con il tempo e con fatica riuscì a ricavarsi comunque una piccola nicchia utilizzata nel settore bancario, dove per anni appunto conservò una certa importanza. Letteralmente più veloce o perlomeno più, diciamo, efficiente dei sistemi Windows, non possedeva un'interfaccia grafica ma solo una modalità di testo nella prima versione. Era però già multitasking. Successivamente furono aggiunte ovviamente le capacità di grafiche e ricordava un po' nelle icone un po' Windows 3.1, anche se però non aveva niente a che spartire con quel sistema operativo. Anche questo sistema operativo OS2 sono OS2 e BOS sono due sistemi operativi che non potevano essere ignorati in una playlist di retrocomputing, se non altro perché erano sistemi alternativi al mondo del PC, che per un lungo periodo ebbe soltanto DOS e poi Windows. Successivamente iniziò a nascere Linux e ebbe a moltiplicarsi nelle sue infinite distro, e a livello commerciale nacquero poi anche BOS e OS2, che però rimasero, diciamo, due prodotti commerciali, rimasero, diciamo, sempre in ombra dal
grandissimo ruolo che ebbe la Microsoft nel mondo dei sistemi operativi del mondo PC, soprattutto per il segmento home computing. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.